stato purtroppo è stato e per molti casi industriale, non è che lo appoggiamo perché poi deve andare in monumento. La conferenza metropolitana è l'assemblea dei sindaci e già questo consente alla città metropolitana di avere una sede in cui tutti i sindaci possono esprimersi. Poi noi abbiamo scelto, con lo statuto che abbiamo adottato qualche mese fa, di suddividere la città metropolitana e i suoi 315 comuni in aree omogenee, le zone, che sono rette dall'assemblea dei sindaci, che hanno eletto un portavoce. Il portavoce partecipa ai lavori del consiglio metropolitano e tutto questo è un meccanismo partecipativo nuovo. E in più abbiamo stabilito, e lo abbiamo messo nello statuto e nei nostri regolamenti, che per tutte le decisioni più importanti come il bilancio, prima di arrivare alla conferenza metropolitana, che è l'assemblea di tutti i sindaci, si vada alla consultazione zona per zona con i sindaci, lo abbiamo fatto, ed ora in avanti lo faremo ogni volta che bisognerà adottare delle decisioni importanti, il bilancio, il piano strategico della città metropolitana, il piano territoriale, i due piani triennali che abbiamo presentato stamattina per l'edilizia scolastica e per le manutenzioni stradali. Ecco, le cose importanti le porteremo sempre in consultazione nelle zone e ai sindaci, perché è giusto che ogni decisione venga con i sindaci presa, perché questo permette alla città metropolitana un grado di maggiore coesione, di maggiore unità, di maggiore identificazione. Da questo punto di vista io voglio sottolineare il valore dell'approvazione questa mattina del primo bilancio della città metropolitana con il consenso del 80% dei comuni che hanno partecipato al voto in rappresentanza del 95% della popolazione della nostra città metropolitana. Siamo quindi adesso in grado di far finalmente decollare la città metropolitana. Ci siamo dotati dello statuto, abbiamo articolato il territorio nelle zone, abbiamo eletto i portavoce delle zone, oggi adottiamo il bilancio, da qui in avanti si comincia a lavorare per fare sì che la città metropolitana sia in grado di corrispondere al meglio alle aspettative dei nostri comuni e dei nostri cittadini.